Migranti con tesi, a Varapodio le polemiche legate ad un centro per accoglienza di immigrati in piena campagna. Chiuderò quella struttura, così il sindaco. Accusa pesante, dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata un ex consigliere comunale di Lamezia Terme. Avrebbe abusato di una 14enne. Nel mirino della criminalità, a Vibo escalation, intimidazioni, vertice interforze in prefettura, ma le denunce restano pochissime e a Lamezia, colpita ancora una volta da Progetto Sud di Don Giacomo Panizza. Scacco al clan Gallelli, in manette 7 esponenti della famiglia di 'Ndrangheta, operativa nel comprensorio del basso versante ionico catanzarese. Avrebbero messo in atto una serie di episodi estorsivi ai danni di un'azienda agricola di Badolato. Abete in fumo, rispetto della natura in un territorio martoriato dagli incendi, a Belvedere Marittimo la curiosa provocazione dell'amministrazione comunale. Buonasera ad Alessio Buonpasso, bentornati alla nostra informazione. In apertura ci trasferiamo a Varapodio, dove la fa discutere la permanenza in una campagna sperduta di un centro per migranti trasferiti da Gioia Tauro. Siamo andati con le nostre telecamere, abbiamo intervistato anche il sindaco, guardate. Se cercate il centro di accoglienza di Varapodio dovete stare attenti ai cartelli stradali che vi depistano su mulattiere di campagna e non dovete prendere per buoni certi numeri di telefono. I 26 migranti che sono ospiti in un agriturismo che si raggiunge non senza difficoltà sono reduci dagli sbarchi, ma pare che qualcuno si lamenti della nuova condizione. Per sapere se è vero ci siamo andati. Se c'è Orlando, solo che è festa a Varapodio, così. Ah, Orlando più il sindaco? Sì. La struttura sembra un fortino nel deserto. Sulle tracce di qualche operatore componiamo i 5 numeri di telefono che sono all'ingresso. Io non mi occupo dell'agriturismo da circa 5 anni. Più che una residenza per migranti sembra un labirinto misterioso questo CAS attivato nel 2016 nel paese del Reggino, e per saperne di più tocca fare un salto a Gioia Tauro. In questa villa confiscata al clan Molè, fino a una settimana fa erano ospitate in una struttura con vasche idromassaggio, la mensa, infermeria e aula scolastica, 4 migranti finite poi a Varapodio. È venuto il sindaco si è prodigato al trasferimento delle ragazze con una bella Mercedes, una bella macchina, voglio dire, poi seguito da un fiorino. Quando si è materializzata il trasferimento e qui hanno pianto, come già detto a qualcuno in prefettura, anche i muri. Il sindaco di Varapodio pare abbia provveduto personalmente al trasferimento dalla sede dell'associazione caritatevole Alaga e quando lo raggiungiamo ci conferma di essere lui il responsabile del CAS, che ovviamente difende. Il collegamento con il paese noi lo facciamo quotidianamente con 2 macchine e anche con il nostro scuolabus, quindi non sono isolati. L'emergenza non guarda i colori politici e Fazzolari precisa il ruolo indispensabile che i comuni stanno avendo per aiutare lo Stato. Come Orlando Fazzolari sono un politico di destra. Come sindaco non ho né destra né sinistra, come sindaco gestisco problemi. Ma allo stesso tempo dà notizia che il comune si fa da parte. Ci tiriamo fuori perché non c'è più l'emergenza, allora nel momento in cui l'emergenza è venuta meno è giusto che comunque questa attività venga svolta dai privati. Rimane da capire se i privati che verranno sistemeranno nuovamente lontano dal mondo i migranti da integrare. Agostino Pantano per la CNews 24. Avrebbe abusato di una 14enne, l'accusa gravissima mossa nei confronti di un ex consigliere comunale di Lamezia Terme. Ancora una tegola sul comune appena sciolto per infiltrazioni mafiose di Lamezia Terme. Uno dei membri dell'assise appena decaduta è stato fermato dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro con l'accusa gravissima di violenza sessuale aggravata. Si tratta di Luigi Muraca, classe 1968, eletto con Forza Italia e poi passato all'ALA, presidente della quinta commissione consiliare, quella destinata ai lavori pubblici. Secondo le indagini eseguite dalle Fiamme Gialle, l'uomo avrebbe in più occasioni rivolto pesanti attenzioni sessuali ad una minorenne che all'epoca dei fatti avrebbe avuto solo 14 anni. Le successive attività investigative disposte dalla procura ed eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Catanzaro avrebbero confermato il quadro accusatorio, inducendo il procuratore della Repubblica ad emettere il provvedimento di fermo nei confronti di Muraca, che nella notte è stato portato in carcere. Muraca era entrato in consiglio come primo dei non eletti dopo la nomina ad assessore ai lavori pubblici di Michele Cardamone. Tiziana Bagnato per la CNews 24.
Si sarebbero resi protagonisti di una serie di episodi estorsivi ai danni di un'azienda agricola di Badolato, in manette sette esponenti della cosca Gallelli, esponente appunto famiglia operante nel basso Ionio Catanzarese. C'è un contrasto fra latifondo e 'ndrangheta che ha determinato queste ordinanze che fotografano una situazione che si perpetua da tempo, da 20 anni. E soprattutto negli ultimi decenni anche il mondo dell'agricoltura è diventato un business per le mafie perché ci sono i contributi della Comunità Europea. Ha permesso di fare luce su pretese estorsive durate ben 20 anni, uccidendo così l'imprenditoria agricola sana, l'operazione Pietra Nera, che ha colpito 7 esponenti della Cosca Gallelli operante nel Soveratese. In particolare gli indagati, con in testa il capo Cosca, il 74enne Vincenzo Gallelli, attraverso la guardiania imposta sulla proprietà agricola di una nota famiglia di Badolato, i baroni Gallelli, garantivano la cosiddetta tranquillità ambientale, diventando essi stessi, da custodi dei terreni, i veri padroni. In questo caso la cornice più vasta riguarda sostanzialmente le precedenti indagini che erano state compiute e che erano sfociate nell'operazione Scheria dell'estate del 2015. Vennero arrestate numerose persone appartenenti alla cosca Gallelli, tra le quali Vincenzo Gallelli. Decidemmo di continuare le investigazioni su quel gruppo di persone. Nel momento in cui Vincenzo Gallelli fu messo agli arresti domiciliari, vennero realizzate tutta una serie di intercettazioni a suo carico che hanno prodotto risultati investigativamente significativi sul piano appunto della ricostruzione del rapporto tra lui e queste imprese agricole che sedevano nello stesso, che siedono in realtà nello stesso territorio su cui opera la cosca, quindi nella zona di Badolato, in particolare nella contrada Pietra Nera. L'operazione condotta dalla squadra mobile di Catanzaro, coordinata dalla procura distrettuale antimafia, ha portato al risultato odierno grazie alla fiducia che le parti offese hanno dimostrato nelle forze dell'ordine. E questa è una cosa che ci conforta e ci fa sperare bene per il futuro. E inoltre ci ha consentito appunto di fare delle richieste di custodia cautelare e oggi abbiamo avuto le ordinanze. Dimostrare come una serie di condotte realizzano quel tipo di intervento della mafia silente che incide profondamente sul tessuto sociale e sul tessuto economico consente anche di creare quelle condizioni che portano le persone offese a rappresentare ciò che loro vivono nel silenzio quotidiano. Rossella Galati per l'ACI News 24. Escalation criminale nella Vibonese e in prefettura un vertice interforze. Abbiamo stabilito delle misure molto più stringenti per quanto riguarda il controllo del territorio, che è fondamentale sia dal punto di vista preventivo, sia perché un controllo del territorio agevola sempre le indagini che sono in corso. Lei ha detto che questa è la vera piaga del territorio vibonese ed ha in qualche modo invitato a denunciare di più. Certo, bisogna senz'altro dire alle vittime di avere maggiore fiducia nelle istituzioni, ma nello stesso tempo le istituzioni debbono mantenere un livello di credibilità alto. La presenza di criminalità organizzata, che si chiama qui 'ndrangheta, è sempre alta, ahimè purtroppo è sempre alta. Il contrasto c'è, ma insomma riesce sempre insomma a essere abbastanza alta. La contrastiamo quotidianamente, evidentemente dobbiamo fare di più e lo faremo senz'altro. Non aumentano quindi le denunce, ma aumentano invece le intimidazioni. Vicino agli imprenditori anche Libera, nel frattempo cambio di vertici, da Don Giuseppe Fiorillo il testimone passa a Giuseppe Borrello, che esprime proprio il sostegno agli imprenditori colpiti negli ultimi giorni. 12 anni trascorsi al timone del coordinamento vibonese di Libera in un territorio ad altissima densità mafiosa. Tante le battaglie vinte sempre accanto agli ultimi, agli oltraggiati, alle vittime dirette o indirette della criminalità organizzata. Don Giuseppe Fiorillo passa il testimone e lo fa senza alcuna rassegnazione, ma con la voglia di continuare a lottare. Noi adulti, quando i giovani vediamo che sono maturi, che possono mandare avanti un discorso, bisogna dare spazio, bisogna cedere il passo. Naturalmente noi adulti in grande umiltà possiamo dare ancora un contributo, ma
a camminare avanti devono essere loro. Il cambio di guardia avviene in un momento particolare per il territorio vibonese. In pochi giorni sono state 3 le intimidazioni messe a segno ai danni di altrettanti imprenditori, atti deprecabili che il nuovo referente di Libera, Giuseppe Borrello, stigmatizza con forza. Vicinanza e solidarietà a tutti gli imprenditori e ai lavoratori delle imprese che sono state colpite e sono vittime di questi atti di intimidazione di questi giorni. Proprio a conferma che il territorio di Vibo nel territorio di Vibo c'è una criminalità organizzata che forse spara di meno, forse fa meno omicidi, ma che riesce ad infiltrarsi ovunque. Loredana Colloca per la CNews 24. E intanto a Lamezia un nuovo danneggiamento ai danni della comunità Progetto Sud guidata da Don Giacomo Panizza. I pentiti stanno dicendo che c'è di mezzo qualcuno mandato ai mafiosi. Io qui l'ultimo processo dove dei pentiti dicono che quei danneggiamenti fatti alle agricole ultimamente sono stati mandati, no? da un clan, ecco. Perciò cose che noi non vediamo immediatamente poi ci tornano dopo 3 mesi o dopo 3 anni, no? Triangolando le cose, e questo invece ce l'ha mandato proprio la procura per vedere se vogliamo presenziare o no il processo. E questo ci fa dire che dobbiamo o rassegnarci e aspettare o andare avanti come stiamo andando avanti. Ad esempio con altre realtà nostre stiamo andando avanti, e questa qui, e le agricole vengono molto, 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 molto abbattute, molto danneggiate perché sono in difesa, cioè lì di notte, no, al parcheggio non si può andare col letto. Alle agricole, nei campi, non si può anche lì portare il letto e fare la guardia. Le altre case invece si è abbassato il tono dei danneggiamenti, degli spari, delle bombe. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Nicola Figliuzzi, killer del Vibonese, passa dalla parte dello Stato, ma i familiari rifiutano ogni programma di protezione. Sceglie di collaborare con la giustizia, entra nel programma di protezione, ma i familiari decidono di non seguirlo nella sua scelta. Lo fanno attraverso una missiva inviata alla testata giornalistica ilvibonese.it, in cui Cosimo Figliuzzi e Rosa Donato, padre e madre di Nicola Figliuzzi, il 27enne di Gerocarne che ha deciso di saltare il fosso accusandosi di gravi reati, prendono decisamente le distanze dal figlio, rifiutando ogni forma di protezione. «Non vogliamo avere più nulla a che fare con lui», scrivono il padre e la madre del giovane, ai quali si aggiungono gli altri figli, Pasqualino, Antonio, Michele e Vincenzo, tutti fratelli di Nicola. Rifiutano di entrare nel programma di protezione offerto dallo Stato per salvaguardarli da eventuali ritorsioni a seguito delle dichiarazioni di Nicola Figliuzzi, che sta accusando diverse persone di gravi fatti di sangue, ai quali confessa di aver preso parte personalmente. Prima come sicario di Giuseppe Canale, ucciso a Reggio Calabria, per fare un favore al clan Condello Chirico, poi al soldo del clan Patania di Stefanaconi, impegnato in una faida contro i Bartolotta ed il clan dei Piscopi Sani. Una scelta, quella di Figliuzzi di collaborare con la giustizia, per nulla gradita dai familiari, come già lo scorso anno successo per i congiunti di Andrea Mantella, personaggio di spicco dell'andrangheta di Vibo Valentia. Che si tratti solo di paura di rappresaglie, ovvero dissenso per le scelte dei congiunti, sarà solo il tempo a dirlo. Giuseppe Baglivo per la CNews 24. Un comitato antimafia per fornire supporto alle associazioni antiracket e studiare con attenzione il fenomeno andranghetistico. Vediamo di cosa si tratta nell'intervista realizzata per noi da Consolato Minniti. Si tratta di un organismo assolutamente snello, non si tratta ovviamente, sgombriamo il campo dal fatto che si possa trattare di una della solita commissione antimafia o antindrangheta, no, questo è un organismo snello che sarà operativo in quanto sarà costituito dal sindaco o da un delegato ed altri 6 componenti, due saranno i componenti dell'antiracket cittadino. Gli altri saranno scelti attraverso, diciamo, un bando tra le associazioni che più, diciamo, si sono distinte nel contrasto all'andrangheta. La delibera del Consiglio Comunale è dell'ottobre del 2015. Il ritardo è dovuto al fatto che
e di fatto non c'era a Reggio un'associazione anti-racket. Adesso abbiamo approfittato dell'assist che ci ha dato il presidente di Confindustria Nucera, che dopo gli ultimi fatti criminosi, soprattutto quello che ha interessato il dottore Tramontana, ha lanciato l'idea operativa di costituire un'associazione anti-racket. Di conseguenza, di concerto con questa associazione, con Camere di Commercio, noi a breve, diciamo, renderemo attuale questo attuale e attivo questo organismo. L'obiettivo che ci poniamo è quello di fare, diciamo, uno studio approfondito al fenomeno della criminalità organizzata e non solo nella nostra città, però questo, insomma, non è un fatto, diciamo, soltanto di studio, vedere un pochettino quali sono le contromisure che possiamo adottare noi come comune e soprattutto in relazione anche all'occupazione abusiva delle case, perché, insomma, è chiaro, c'è ad Arghillà e a Modenelle c'è una situazione assolutamente di invivibilità. Consolato Minniti per la CNews 24. E adesso vi mostriamo un'eccellenza in campo pediatrico tutta calabrese. Il reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio è un centro di eccellenza e di riferimento per l'intera regione. Ogni anno, solo nel 2016 sono state effettuate 20 diagnosi in più, vi accorrono pazienti da tutto il territorio per effettuare la prima diagnosi e qualora risultasse la patologia neoplastica essere inseriti in dei protocolli terapeutici e diagnostici ben specifici. Insieme ad altri 53 centri d'Italia, il reparto fa parte dell'AIOP, Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, che grazie a un lavoro di squadra tra oncologi, pediatri, radioterapisti, patologi, biologi, infermieri, anestesisti, punta a trattare al meglio i bambini affetti dalla patologia. Nel nostro gruppo operano tutti i centri d'Italia, i migliori centri d'Italia, dal nord al sud e isole comprese, che adottano tutti per questo tipo di patologia lo stesso tipo di protocollo diagnostico e lo stesso tipo di protocollo terapeutico. Questo rappresenta un target di estrema qualità anche per il paziente che si affida alle nostre cure. Vuol dire bloccare anche una emigrazione della nostra utenza, purtroppo dei nostri malati, verso altre regioni e verso altri istituti. Uno sguardo attento verso i più piccoli viene rivolto anche dall'Associazione Sassolini, che da anni cerca di rendere più allegra la degenza dei pazienti. Noi ci occupiamo proprio, diciamo, di quel sostegno ludico e anche, se vogliamo, alla parte, diciamo, scolastica. Cerchiamo di garantire anche un sostegno economico alle famiglie, perché un evento di questo genere inaspettato non è affrontabile. Rosaria Giovannone per la CNews 24. A Vibo Valentia la giornata del disabile, la presentazione del calendario dei ciechi, c'eravamo anche noi. Un anno insieme ai ciechi, sono loro i protagonisti del calendario presentato a Vibo Valentia nel corso di un confronto pubblico al quale hanno partecipato anche gli atleti della pallanuoto di Cosenza e dell'Ipponion Vibo Valentia, perché è anche attraverso lo sport che si abbattono molte barriere. Vogliamo essere dei testimoni sicuramente in queste occasioni. Penso che comunque sia un bellissimo punto di incontro per tutti i ragazzi, penso che si sentano a pari livello e che sia un momento di svago per loro. Senza barriere, insieme per un mondo senza limiti, un titolo che racchiude quella che è la speranza dei ciechi e degli ipovedenti di vivere in un mondo senza ostacoli architettonici, ma soprattutto senza barriere mentali. Siamo qui per sfatare un attimino la disabilità, per rompere queste barriere mentali che possono essere culturali e fisiche. La disabilità non è un limite, il messaggio lanciato dalla consigliera nazionale dell'Unione Ciechi e Ipovedenti. La disabilità non è un limite, ma è un qualcosa che va vissuto in un contesto dove tutti facciamo la nostra parte. Noi come associazione e tutti gli altri con gli input e gli stimoli e l'idea soprattutto del rispetto per la persona. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24. Il rispetto della natura in un territorio martoriato dagli incendi estivi è il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale di Belvedere Marittimo con una singolare iniziativa. Un albero di Natale completamente bruciato per ricordare i luoghi che hanno martorizzato l'intera nostra regione la scorsa estate. E questa è la singolare iniziativa promossa dall'assessore comunale alla cultura e alla pubblica istruzione Francesca Impieri di Belvedere Marittimo. Il 5 dicembre è stato fatto così rivivere con l'applicazione delle classiche luci natalizie e la presenza delle più alte cariche politiche. Questo
messaggio serve in questo particolare momento, in questo abbiamo scelto l'albero che è il simbolo che ci è più caro un po' a tutti quanti per lanciare questo messaggio, quello di salvaguardare, come dicevo prima, i boschi partendo anche dai ragazzi ed avere più rispetto per la natura. Un messaggio di forte sensibilizzazione sociale verso il rispetto della natura e dell'ambiente. Un albero bruciato che viene acceso simbolicamente per le festività natalizie è un simbolo ed un'azione che sul piano della suggestività e dell'emotività è straordinariamente forte. L'iniziativa, denominata l'Albero di Natale Bruciato, è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Illuminiamo Belvedere. Da Belvedere per l'ACNews 24. Vi lascio alle notizie sportive con Maria Chiara Sigillò. Grazie e buona serata. Buonasera da Maria Chiara Sigillò, ben ritrovati alla C Sport. In primo piano ancora la Serie A. Il Crotone, dopo l'addio di Davide Nicola, è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. In lizza ci sono tre o quattro nomi: De Biasi, Colantuono ed Edi Rea, che si è aggiunto nelle ultime ore. Si allontana invece il nome di Alessandro Nesta, una soluzione che la società pare non abbia preso seriamente in considerazione. Sono momenti delicati nella città pitagorica e ricordiamo che domenica alle 18 il Crotone sarà impegnato in trasferta con il Sassuolo. I rossoblù sono tornati al lavoro seguiti da Ivan Moschella, coadiuvato da Elmiro Trombino e Antonio Macri. Allenamenti incentrati su attivazione e prevenzione. Successivamente la squadra si è spostata in palestra per lavorare sulla forza e chiudere la sessione una partita a campo ridotto. Lavoro differenziato per Izco e Tonev, terapia per Nalini. Il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado. Passiamo adesso alla Serie C. Tra le calabresi riposerà il Catanzaro, in campo tutte le altre. Il Cosenza sarà impegnato in casa contro il Francavilla. In merito sentiamo il difensore rosso-blu Federico Pasqualoni. Francavilla è indubbiamente una squadra importante, una squadra che è al quinto posto con 25 punti, se non fosse una squadra con qualità importanti non sarebbe lì. È normale che noi in questo momento qui dobbiamo cercare di guardare il meno possibile alla squadra che affrontiamo, ma entrare in campo soltanto col pensiero fisso nostro, del nostro momento, continuare con l'atteggiamento che abbiamo avuto a Rende, perché purtroppo poi sia che con Rende che con la Sicula Leonzio l'atteggiamento è stato giusto, ma poi se le occasioni non vanno a tuo favore parli di partite diverse. Quindi dobbiamo continuare con quell'atteggiamento, io sono più che fiducioso come tutti gli altri compagni di squadra che questo atteggiamento porterà a qualcosa di positivo, quindi dobbiamo soltanto continuare così. E adesso la Superlega. Domenica i giallorossi saranno impegnati al Pala Valencia contro Trento. Gara presentata in conferenza stampa da due ex. Oleg Antonov a Trento nella scorsa stagione e coach Tubertini cresciuto sportivamente con Lorenzetti, il tecnico degli avversari. Sentiamo. Il mio ex club, non vedo l'ora che arrivi il momento di andare in campo, di giocare contro la fine miei amici in cui ci troviamo in nazionale ogni estate. Adesso guardiamo il presente, insomma, siamo in una situazione difficile, arriva una squadra molto tosta, la quale fino adesso ovviamente non ha giocato al suo massimo livello, sono anche loro a ricerca dei punti come noi e sarà una partita, insomma, interessante. Per noi c'è ancora l'obiettivo del playoff che è raggiungibile, la salita è molto dura. Però noi ci crediamo, lavoriamo duro. Felice che arrivano comunque degli amici, arriva una squadra che ha ritrovato gioco, che ha ritrovato risultati, arriva una squadra che insomma è stato un periodo non buono, adesso sta ritornando ad esprimere un buon livello di gioco e noi insomma siamo ancora alla ricerca di punti e vogliamo sicuramente approcciare e affrontare al meglio questo match. Stiamo migliorando tante cose, tanti aspetti di gioco e dobbiamo cercare di essere un po' più concreti e arrivare a fine set e portare a casa
un setino in più per cominciare a raccogliere qualche punto. È un momento particolare, insomma, ho vissuto tanti anni al suo fianco insieme a lui e quindi è come incontrare, insomma, un familiare, no? È una persona che ammiro, che stimo e sono cresciuto tecnicamente, professionalmente insieme a lui e quindi, insomma, sono felice di essere ad affrontare questa gara con il suo pari ruolo dall'altra parte. Non dipenderà solo da noi, ma dipenderà anche dagli avversari, perché noi sicuramente dobbiamo cercare di migliorare ancora tanti aspetti del nostro gioco, di mettere soprattutto qua in casa maggiore aggressività, maggiore determinazione, maggior voglia di voler raggiungere un risultato positivo per noi. Questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.